Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, ragazze, oggi è domenica. Allora, voglio dire prima questa cosa subito, perché adesso mi è venuto subito in mente, visto che ho detto ragazze, qualcuno mi ha scritto non dire sempre ragazze perché diciamo stufa, non so. Allora, è più forte di me, non ci riesco. Infatti, quando io edito i video, sono anche io che mi dico, ma perché dico sempre ragazze? È un modo per... perché io sto parlando comunque con qualcuno, è come quando voi parlate con un'amica che si chiama Clara, allora hai capito Clara? Cioè, è normale, perché comunque io sto parlando con qualcuno dall'altra parte, non è che parlo da sola. Allora, ormai mi è venuta sta cosa di dire ragazze, 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 comunque perdonatemi, cercherò di dirlo il meno possibile, ma non vi garantisco nulla. E mi scuserete, comunque dicevo, oggi è domenica, ragazze. Christian è uscito un attimo a comprare due cosine. Fatto anche il vaccino, tanto su Instagram avrete visto, ovviamente chi mi segue su Instagram, tutto benissimo. Non ho avuto nulla, ragazze. Credetemi quando mi ha fatto la puntura, io non ho sentito niente. Cioè, io l'ho guardato, ho detto, perché ho visto che stava mettendo il cerottino, ho detto, infatti gliel'ho chiesto, ma ha già fatto? Ho detto sì. Allora, dopo, quando sono uscita, gli ho detto a Cristina, ma l'avranno fatto veramente sto vaccino, hanno fatto finta. Vabbè, scherzo, ho visto che metteva, però non si sente assolutamente nulla, perché comunque l'ago è talmente piccolo e sottile che non sentite nulla. Io ho fatto il Pfizer, ho il secondo richiamo il 6 agosto. Ragazzi, non potete capire il caldo, perché era in una palestra, ma un caldo, ragazze, che io ho detto, se non ci sentiamo male, tra virgolette, per il vaccino, ci possiamo sentire male, male per il caldo. Una cosa scioccante, proprio assurda. Che poi io avevo l'appuntamento alle 19:30. Loro mi hanno chiamato addirittura molto prima per dirmi se ero disponibile ad andare il prima possibile. Allora, giustamente, ho detto va bene, il tempo che mi faccio una doccia, avevo lavorato e arrivavo. Comunque, siamo arrivati all'incirca le 6 qualcosa, adesso non ricordo bene, non potete immaginare la gente che c'era. Comunque, io avevo il numero 83. Quando sono arrivata io e sono entrata, che mi sono seduta, boh, all'interno, non mi ricordo, c'erano, comunque davanti a me c'erano minimo 40 persone. Io ho detto tutto. Non dico che hanno fatto né veloce né lento, però comunque ho aspettato un'ora e mezza. È un caldo che si moriva, perché poi una volta che tu entri non puoi più uscire, perché loro quando entrano ti prendono la temperatura, tutte queste cavolate qua. E quindi dovevi stare lì seduta. Infatti Cristian è dovuto rimanere fuori, però lui ha detto che bene o male stava bene, perché poi ci sentivamo tramite il telefono, ma ha detto che comunque era fresco. Che le cazzo ho perso qui. Comunque, ragazzi, non ho avuto assolutamente nulla, né un decimo di febbre, niente di niente, niente, ragazzi, niente. Solo un pochino il dolore al braccio, più che altro nella notte vi fa male come il muscolo, più, che ne so, quando fate attività fisica, che poi dopo non vi riuscite a muovere perché vi fanno male tutti i muscoli, uguale. Però devo dire che adesso sto benissimo, quindi sono soddisfatta e molto molto contenta. E adesso poi dovrò fare solo la seconda dose. Ciao, Cristian. Ancora no, perché lui aspetterà un altro po', ragazze. Perché visto che Cristian soffre di allergie e lui prende il cortisone, perché lui sta proprio male, c'ha male, c'ha l'asma, queste cose qua. Quindi la sera lui fa quell'affare che all'interno contiene cortisone. E il medico gli ha detto: tanto aspetta, cerca di smaltirlo, e a settembre lo fai. E quindi, sinceramente, se un medico ti consiglia così, uno poi sa sentire al proprio medico di base, senza che vai a sentire tante campane, perché poi vai al manicomio. Quindi lui ha deciso di aspettare. A Francesco hanno bloccato i 18enni, poi vedremo. E niente, questa è tutto la faccenda vaccino. Adesso, cambiando completamente argomento, devo lavare in primis fuori a balcone, ragazze, perché a fianco stanno facendo i lavori. E
E durante la settimana, non lo so, tipo che mi tagliano qualcosa all'esterno, diciamo fuori a balcone, e c'ho tutta la polvere, ragazzi, è un casino. E quindi devo lavare assolutamente perché poi si porta dentro. Un casino, ragazze. Quindi ho detto adesso approfitto e lavo prima fuori a balcone e poi lavo di qua in sala. Ieri ho lavato la camera da letto e il corridoio, diciamo fatto di là. Perché, ragazzi, tutto insieme, sinceramente, io la domenica vorrei dormire un'oretta in più. Non pretendo tanto, che poi mi sono alzata alle 8. Un'oretta dico almeno la domenica, basta, mi sono stufata di svegliarmi pure presto la domenica, basta. E quindi mi sono diciamo divisa così le pulizie. Quindi oggi mi dedico qua, però c'è il mio letto che sta prendendo aria, ho tolto proprio le lenzuole, l'ho messo sopra lo specchio così prende aria. Va bene, adesso mi posiziono, inizio perché sennò non la finisco più. A dopo.
Guardate come si appiccica dal c'è anche il signor Cristian. Buongiorno a tutti, stavo inviando un messaggio a un amico, scusate. Sì, invia lui, ma non via. Allora, care donne, vi sono mancato? No. Sì. Certo. Finalmente. Però il telefono non lo so, forse sembra più bello. Siamo più belli. Però poi non guardiamo in videocamera. Vabbè, ho braccia esorata. Ah, scusate, ha fatto no, perché sto meglio, gliel'ho raccontato, sto meglio, però quando come devo dire, se qualcuno mi tocca mi fa male. Allora, non vi voglio mettere agitazione, ansia, perché non ho avuto sintomi particolari esterni, però un sintomo che io lo vorrei riferire all'AIFA, come si chiama? Lui sulla LASL, a Pfizer, alla Merkel, che ne faccia, chi la giarisce, un sintomo l'ho avuto. Praticamente stanotte si è messa tesa e con un linguaggio tedesco faceva, con la pronuncia, non il linguaggio, che ho detto, ma sarà il vaccino o è lei che sciude? Pensate, perché dice tutte sciocchezze. Sto benissimo, quindi sta posto. Sto scherzando. Però mo ne ho una cucinata, perché sono esattamente l'una meno 20. Ammazza, io con la gobba per stare si vede, vai tranquillo, vedi tua, devo stare così. Ma non dire sciocchezze. Allora, carissime amiche, oggi perché è domenica ho trovato in frigo due peperoni che si stavano ammalando, praticamente li ho comprati, penso, era marzo, quando li ho comprati, erano in frigo che facevano cucina, guardate come sono belli invece, cucina, perché lui dice le sciocchezze, vabbè, comunque, bando alle ciance, visto che c'erano questi due peperoni che dicevano, vieni, prendici, li ho presi, li ho tagliuzzati per bene, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Quello è il mio telefono, mio telefono. Allora faccio un sughetto semplice, visto, ma io perché devo stare così? Un sughetto semplice, visto che siamo io e lei solo dal gobbo di Notre Dame. Allora, io e lei solo iruzzato una cipolla rossa. Ormai la cipolla rossa, una cipolla rossa, la pianga. E allora noi ci aggiungiamo un po' d'olio. Dai, su buocco. Incomincia. Vabbè, ma se no io spiego poi dopo. No, tu mentre fai, dai, allora la sentiamo voce a tuo, non è che ti devono vedere sempre. Una dose generosa di olio, può stare a dire quanto gliene hai messo, effettivamente gliel'ho messo un pochino. È domenica oggi. Ma è domenica, possiamo oleare come vogliamo, aggiungiamo la cipolla, anzi sapete che faccio, ragazzi? No, la faccio soffriggere prima un po' solo la cipolla, certo. Vai. Vai, Cristian. Allora, questo lo metto qui, patatina mia. Avete notato il mio pantaloncino molto bellino? Bello. Allora, facciamo, alza, dai, che sennò veramente siamo una giornata intera. Allora, ragazze, io vi dico come lo faccio, è semplicissimo. Questo è proprio semplice, perché a volte noi aggiungiamo anche. Sei contento così? Brava. La cipolla sbriciolata, un po' di pancetta, dipende, oggi vogliamo andare sul leggero. Che se sei zitto, fammi finire, se no loro dicono non ci stai facendo capire niente. Allora, ragazze, amiche mie, carissime, tanto tra un po' lasceremo questo canale di Gigi Bici, vi iscriverete tutti al mio. Allora, dicevo, facciamo soffriggere leggermente la cipolla, anzi, più che soffriggere, ammalvire. Non mi piace bruciacchiata la cipolla, allora dobbiamo abbassare la fiamma. Cerca di guardare qui, guarda. La facciamo ammalvire. Guarda lì, cerchiamo di guardare, mi sembra che stiamo guardando un'altra parte. Dopo che la cipolla si è un pochino stufata e ha fatto... gli aggiungiamo i peperoni, aumentiamo la fiamma così il peperone diventa bello, si cuoce diventando bello tosto e croccante, capito? Sì, non sì, moscio, sì, sì. Noi lo vogliamo croccante, tosto e così via. Okay. Va bene. E questo è quanto? Che pasta ci buttiamo oggi? Ma non lo so, quello che capita. Va bene, ragazzi, questo è quanto. Poi dopo tanto vi facciamo vedere quando è cotto. Ma così vedete. Allora, vabbè, comunque ho fatto. Questo è quanto, ragazzi. Allora,
ragazzi, allora si sta da minuto. Mi viene di questo intercalare. A me allora, mi viene da dire sempre ragazze, infatti mi sono scusata prima perché non è facile. Ragazzi, pensiamo di televisione che abbiamo un copione, noi come siamo? Ma siamo... Mi viene, ma lo e spiegate, poi... è come se quando uno parla con un'amica la chiama a casa, e io dico cara, no, mi viene di raga, perché sto parlando... No, ma vi spiego... Allora, voi potrete dire, cioè, può dar fastidio, sono d'accordo, sì, ok, beh. Ma noi siamo così, allora poi non è che facciamo i tagli, noi quello che stiamo facendo adesso non tagliamo, è tutto così. Questo la taglierei perché, cioè, ragazzi, siamo spontanei, se dobbiamo vedere le cose, accendiamo la TV, mettiamo un film e lì c'è il copione, certo, noi siamo così. Vabbè, però dai, ho detto che cercherò di... perché in effetti io sono sincera, pure io quando ti dico, ma quanti potaggi, ragazzi? È vero. Perché non ti rendi conto quando lo dici, cioè, le quante volte lo dici, certo, boh. Apprezzato. Vabbè, comunque, siamo già 6 minuti. Va bene, quando state in mia compagnia godete della felicità. Va bene, io butto i puparuoli. Vai, butti i puparuoli, lasciamo aprire. Alzo la fiamma. Vai, Cristian. Puparuoli. Devi alzare la fiamma perché devi pigliare un bel... Che cos'è questo? È un puparuolo. Ecco qua. Facciamo così. Facciamo così. Allora così. Ok, dai, dopo allora. Poi facciamo vedere una volta che sono cotti. Adesso io ci metto il sale, perché quello lo metto io, E va bene. E questo è quanto, ragazzi. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere a cottura terminata. Ciao, ragazzi. Allora, ragazze, è passato un po' di tempo, in quest'arco di tempo mi sono rifatta le unghie, infatti ho fatto un lattiginoso, cioè color latte, così non c'avevo voglia di colore, ecco. Ci ho messo un po' di tempo perché prima avevo fatto, diciamo, ho messo lo smalto così, poi ho fatto un piccolo French con un colore fluo, però non mi piaceva, mi sembrava troppo spesso, perché a me non mi piace quando mi vedo, diciamo, di profilo e vedo l'unghia troppo spessa, quindi ho dovuto limare di nuovo, per fortuna avevo fatto solo una mano, e quindi poi dopo ho messo solo il colore questo qua. E poi ho stirato un attimino, ho lavato, ragazze, le coperture dei puff piccolini. Devo dire che avendo, diciamo, la stoffa questa qua nera, non scambia, cioè no, se ne mettete in lavatrice non succede nulla, non è che si rovina, diciamo, il bianco. Questa cosa è molto comoda, infatti mi ricordo all'inizio che le dovevo lavare, cioè avevo un po' paura, ho detto, non si sa mai se scambia tutto, se scolorisce. Adios! E invece secondo me è fatto di un materiale che non rilascia colore e quindi molto molto comodo. E adesso le andiamo a mettere. Andiamo! Ok, guardate come sono belli, puliti, bianchi, devo dire che si lavano molto molto bene, maggiormente si sporcano, vabbè, il sopra perché appoggiandoci, e molto anche qui, perché a volte li prendono con i piedi così, i miei uomini, e quindi si sporcano, ma adesso sono belli, puliti, e anche questa è fatta. Allora ragazze, mi stavo affogando. Stavo facendo i dolcini, quelli da miei piccolini fit, diciamo, con la friggitrice ad aria. Oggi non riesco a parlare. Comunque, così dopo vi faccio vedere quanto sono morbidi, perché qualcuna ha detto gli sembravano che erano venuti duri. Così dopo vi faccio vedere come sono belli morbidi, morbidi. Vi ridico la ricetta, perché questa è quella che ho fatto già in un altro precedente video. Ho messo 100 g di farina integrale, un yogurt magro, quello là, il vasetto quello piccolo, un albume, un cucchiaino di lievito, mi raccomando, setacciatelo sempre il lievito,
Poi ho messo il latte, così che viene un pochino più morbido, diciamo, l'impasto. E poi diciamo, per invece di mettere lo zucchero, io ho messo mezza banana, che era bella matura, così bella dolce, e basta. Poi, visto che ho il cioccolato questo qua fondente, questo è al 70%, vado a metterci giusto un quadratino al centro dei miei pirottini, così. Visto che ho ancora altro impasto, dopo, ragazze, quando sono fatti questi, tanto non ci mette nulla, ne farò altri. No, che non c'ho altri impasti, ho detto, non c'ho altri pirottini, vabbè, comunque mi ci siamo capiti. Così lo tolgo da qua e li faccio con questi qua, così ce n'ho di più. Penso che ne vengono, non so se altri 3 o altri 4, vabbè, comunque vediamo. Adesso vado a accendere la friggitrice e poi dopo così vi faccio vedere la cottura e noi ci vediamo dopo. Allora, ragazze, i dolcini sono pronti, eccoli qua. Questi qua li ho lasciati ancora qua perché appena tolto, ragazzi, sono bollenti. Devo dire che uno già l'ho mangiato, mi sono scordata di farvi vedere, però ovviamente io lo apro perché per farvi vedere, ecco, vedete quanto sono morbidi e sono buonissimi. Io già l'ho mangiato uno, basta. Qui, come avete visto, ci ho messo il pezzettino di cioccolata, invece qua, ragazze, ho messo i cubetti allo zenzero, questi qua, guardate, questi qua, perché quelli là se lo mangia Christian e anche Francesco, e quindi io ho messo anche quello. Comunque, ragazzi, sono buonissimi. Ovviamente come estetica non sono bellissimi, ma io sono sempre del parere che quando una cosa è bella può essere non buona, invece vi garantisco che questi sono buonissimi. Cioè, guardate quanto sono morbidi, non so se caduta la cioccolata, beh, cosa mangia, cioè sono buonissimi. Beh, no, mangio a metà, ma come prego, facendo un casino. Poi mi piace perché si sente tantissimo la banana, buona. Vabbè, non mangio di manca poco, mannaggia. Anche se sono fit, ragazze, però comunque non è che bisogna esagerare. E niente, ragazze, così almeno vi ho fatto vedere la consistenza all'interno, perché comunque estetica, ma questi qua sono venuti bassi perché l'impasto era poco. Un esternamente li può vedere, sembrano duri, e invece no. E niente, ragazzi, noi ci vediamo dopo, tanto ci salutiamo con Christian che adesso non c'è, e ci vediamo dopo. Abbiamo un po' deciso. Ragazze, buonasera. Allora stavo aspettando perché prima parlava, però la telecamera era spenta e ho detto, guarda che stai parlando tu al muro, eh. Aspetta che è storta, ma come esaurisce questa cosa? Mamma mia, ragazze, ha bisogno di un po' di pausa, ma non nel canale, in generale, nella vita. Ma non dire le sciocchettine. Veniamo ai saluti importanti. Yes. Yes, allora, uno che non è segnato ma me lo ricordo io a mente, Simona Tonazzo, un bacione Simona. Poi vogliamo salutare allora, non mi ricordo se l'ho posto su YouTube. Per, ragazzi, perdonatela, vabbè, comunque c'è scritto comunque perdonaci, Ville Lussuose, però se non erro si chiama Carla Ciù. Un bacione, Carla. Un bacione, forza. grande, forza. E noi siamo con te. E poi saluta, dici tu, dai. Ah, no, questa ragazza ti ha scritto su Instagram. Sì. E è una ragazza greca che vive a Perugia. Non ci siamo mai incrociati. Ma chissà che mai che succederà. È una ragazza piena di forze, noi sappiamo tutto, ci hai raccontato delle cose, ci hai fatto veramente emozionare, che ti sei aperta con noi, ti auguriamo tanta felicità, ti lallero tra lalla,
forza sempre, poi chissà quando ci incontriamo Giusy ti offre un bel caffè. Sicuro, anche due. Salutiamo a Adamantia. Che nome bellissimo. Bellissimo, poi viva la Grecia, bellissimo. È un mio sogno andare in Grecia. Sì. Un bacione grande, grande, grande e forza che noi siamo con te. E niente ragazze, salutiamo ovviamente tutti quanti voi, ma che stupido, mamma mia, non mi far dire le parolacce, che a me non mi piace. Giusto, allora salutiamo tutti. Un bacione grande grande, speriamo di avervi fatto compagnia, comunque anche voi a noi ci date tanta forza, forza ci scrivete sempre cose bellissime, quindi veramente grazie. E niente, quindi se vi va, spolliciate il pollice in su, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, seguiteci su Instagram, ve lo scriverò sempre qua anche se non sono molto attiva, dico la verità. Saranno gli agenti che se ci dice Giusy, ma te ci stai proprio. Niente ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video. Muah!